questo quinto episodio ci sorprenderemo tantissimo con la visita ai borghi del Tuffo, fino ad arrivare al luogo dove si realizza il nostro quinto prodotto. Oggi iniziamo da uno dei borghi più belli d'Italia, Sovana. Nel VII secolo a.C. fu un florido centro etrusco ed oggi sorprende per la sua uniformità delle case e delle sue strade, caratterizzate dal pavé a mattoncini. Camminiamo lungo le vie cave, un sistema viario di origine etrusca che collegava le varie cittadine della zona, tra cui Pitigliano. Un borgo ricco di storia, dove risiede da tempo una comunità ebraica e che è avvolto dal verde di queste zone boschive. Continuando a camminare sul percorso delle vie cave, attraverso il sentiero del bosco, si arriva ad un punto dove si può ammirare il profilo di Sorano e potersi pure fermare per un picnic. Siamo arrivati in uno dei borghi più affascinanti di tutta la regione, Sorano, con abitazioni scavate nel tufo, una roccia di origine vulcanica. La torre dell'orologio spicca sulla sommità del poderoso masso leopoldino, uno sperone fortificato durante l'epoca dei Lorena. E ora ci apprestiamo a conoscere un'azienda agricola che coltiva le caratteristiche lenticchie nere di Sorano. Circa 15 anni fa mio babbo aveva deciso di fare questa produzione nuova e allora ha cominciato a comprare dei semi da piccole quantità per vedere se era una zona buona. Ha fatto analizzare anche il terreno e contiene tanto potassio, una zona che contiene anche tanto tufo, perché noi anche le case le facciamo tutte con il tufo. Aiuta tanto per i legumi, anche per questa terra tufacea. Allora, le lenticchie c'è bisogno di mettere in ammollo come i legumi gli altri. Okay. Si mette a bollire, circa 30 minuti sono cotti e a quel punto si decide se condirli con un pochino di olio e sale, semplicissimo, oppure a minestra o con la salsiccia. Da noi usa il piatto tipico, è proprio col cotechino. Noi abbiamo la posizione in mezzo a due paesi molto belli, i borghi del Tufo. Dai tempi degli Etruschi, perché le tombe sono state fatte con questo materiale, e siamo sulla buona strada perché veramente i turisti stanno venendo sempre di più, sono paesi che si stanno valutando molto di più. Possiamo aggiungere il quinto prodotto alla box.